Buongiorno, benvenuti in questa rassegna stampa di oggi, venerdì 25 gennaio. Il tema fondamentale della giornata riguarda il Tribunale dei Ministri di Catania, che è fatto da magistrati, e poi vedremo, perché ce lo racconta il foglio con Francesco Kramer, chi sono i magistrati, che hanno deciso di chiedere l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona, quindi un reato che arriva fino a 15 anni di carcere, nei confronti di Salvini riguardo alla questione della nave 18. Vi ricorderete cosa è successo sulla nave Diciotti? Se non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi, cioè su tutti i giornali. Per 5 giorni 177 migranti sono stati tenuti nella nave senza farli sbarcare ed erano al porto di Catania. Venivano ovviamente controllati dalle autorità sanitarie italiane e non, sostanzialmente è stata la prima operazione di Salvini porti chiusi, cioè non facciamo entrare nessuno in Italia. Un magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio per sequestro di persone, non solo abuso di tante altre cose, e il Tribunale dei Ministri, che deve decidere se quella richiesta è plausibile, beh, insomma, nonostante la procura locale abbia detto archiviatelo. Beh, insomma, ha chiesto l'autorizzazione a procedere, fa parte della nostra giustizia, tutti sono sottoposti all'esame dei magistrati. Però la questione ovviamente crea grande polemica e politica. Beh, la prima la tira fuori in maniera, secondo me, unica oggi il giornale, perché nota come uno dei 3 giudici del Tribunale dei Ministri, che ha appunto chiesto il rinvio, l'ha chiesto l'autorizzazione, cioè continuare a procedere su questa minchiata nei confronti di Salvini, beh, è lo stesso giudice, dice Francesco Kramer, che qualche anno fa assolse una serie di scafisti che avevano portato in Italia dei disperati, perché disse: beh, insomma, i veri colpevoli non sono gli scafisti, ma sono i trafficanti. Quindi gli scafisti vittime dei trafficanti, cioè molto indulgente, non è che li ha assolti, diciamo che li ha fatti uscire di galera, quindi si sono perse le loro tracce. Ha sostanzialmente avuto un atteggiamento ipergarantista nei confronti degli scafisti, invece duro nei confronti di Salvini, che la deve pagare tutta e fino in fondo. Beh, fantastico oggi Tito su Repubblica, cioè questo qui viene indagato da un magistrato perché vuole decidere di fare una politica di porti chiusi che secondo me non può che spettare a un ministro. Beh, Tito su Repubblica oggi si spiega che questo è l'atteggiamento dello scontro magistratura politico sul solco di quello che avvenne con Berlusconi. Eccola qua, non mancava Berlusconi. Nordio mette in evidenza come la richiesta della procura fosse di archiviazione e come quest'atto prettamente politico sia difficilmente giudicabile da un magistrato. La richiesta poi adesso verrà recapitata al Senato. La presidente della commissione per l'autorizzazione a procedere è il forzista Gasparri. Oggi già si vede sui giornali il gran casino che creerà nel governo questa vicenda, perché nel DNA, lo ricordo, il fatto del Movimento 5 Stelle, cioè di quella di concedere sempre la richiesta per l'autorizzazione a procedere, cioè siano i magistrati a fare il loro corso e il Parlamento non si deve mettere di mezzo. E questa storia invece racconta come proprio il Parlamento serva, nonostante tutta la retorica grillozza, serva a fare davvero rispetto a un'idea politica molto precisa, quella del magistrato che vuole entrare addirittura negli atti politici di un governo. Vi piace a voi una magistratura che decide e sindaca gli atti politici di un governo? Beh, io lo trovo un orrore, non soltanto per la divisione dei poteri, ma perché quello che è avvenuto in Italia, anche se in maniera, diciamo, indiretta negli ultimi anni. La Nugnes è una, diciamo, tosta del Movimento 5 Stelle, dice: voterò sì all'autorizzazione a procedere a Salvini, mentre il forzetarista Malan continua per la sua strada, tutti e due continuano per le loro strade politiche, dicendo: io voterò no. Ma questa vicenda ovviamente avrà delle ripercussioni politiche molto superiori a quelle giudiziarie. Galli della Loggia, per una volta interessante oggi sul Corriere della Sera, perché ricorda una cosa che devo dire, io non mi ricordavo. Mentre tutti quanti sì, i giornalisti, ieri Sapelli, oggi Galli della Loggia, ci spiegano come si chiama acquis grana in latino, in francese, in tedesco, in celtico, in burundi, cioè sono tutti, fanno sfoggio nel sapere come si chiama acquis grana, tutti ci ricordano il significato politico di questa grande città. Oggi Galli della Loggia una cosa la ricorda, e cioè che il 26 settembre del 2017, quando Salvini ancora non c'era, quando il governo non c'era, quando non potevano rompere le balle a nessuno, il 26 settembre del 1917
del 2007, Macron annunciò che si sarebbe fatta questa cooperazione con la Francia, politico e militare, e quindi dice: non c'entra nulla i populismi, questa operazione di acquisgrana, di accordo franco-tedesco, nasce prima di Salvini, nasce prima di Conte, nasce prima di Di Maio, e soprattutto è un'idea perversa per cui due paesi non vogliono rafforzare l'Europa, ma vogliono rafforzare la propria egemonia in un contesto che si chiama Europa. Tra l'altro, nota diciamo maliziosamente Galli della Loggia con l'idea che la Francia di fatto sia vassalla della forte industria tedesca. Questo è il punto di vista non di un sovranista, ma di Galli della Loggia. Maduro, e lì c'è lo scontro in Venezuela con Guaidó, chissà come si pronuncia, il presidente autoproclamatosi Guaidó. Nel frattempo sono arrivati i nuovi alleati, e con Maduro arrivano Russia e Cina. Un po' di Russia ogni tanto, come ai vecchi tempi, insomma, c'ha questa, come possiamo dire, questo afflato di simpatia nei confronti dei comunisti, oppure più strategicamente di antagonismo nei confronti degli Stati Uniti. Ma il punto fondamentale è che l'Italia riesce a dividersi su questa cosa di Maduro. E chi si divide? Secondo voi qual è il primo atto che fa il nuovo segretario della CGIL, che si dovrebbe occupare di lavoro, di lavoratori, si è occupato sì e no di pensionati? È quello di fare un tweet, poi in parte smentito, ce lo ricordano tutti quanti i giornali, di solidarietà a Maduro e contro le interferenze esterne nei confronti di Maduro, cioè contro gli odiati americani. Beh, io la trovo una cosa incredibile, la trovo incredibile quasi quanto Serra, che ci scrive: Erdogan, Maduro, Salvini, Le Pen, Orban, tutti hanno un nemico in comune, la democrazia. E no, Serra, non è così. Salvini non ha il nemico della... non voglio parlare degli altri, ma Salvini e Di Maio, fino a prova contraria, sono stati eletti democraticamente, senza il tuo voto. Il punto fondamentale è che a Serra gli girano le palle, perché è democratico quello che vota lui e antidemocratico quello che non vota lui. Maduro, a differenza di Salvini, ha fatto un culo così agli elettori venezuelani, che le elezioni le hanno fatte vincere al suo oppositore, e lui li ha fatti fuori, li ha messi in galera, li ha uccisi, li ha segregati, come tanti altri dittatorelli che ci sono in giro per il mondo. Io non voglio fare il moralista, ogni paese c'ha il dittatore che si merita, ma mettere insieme Salvini con Maduro mi sembra una roba da matti. Quello che si può fare è mettere insieme forse quella merdina di Beppe Grillo con Maduro. Poi ha cancellato il post in cui dava grande solidarietà a Maduro. Alcuni del Movimento 5 Stelle con Maduro. Insomma, questi Movimento 5 Stelle sono figli di quella roba là, del comunismo chavista e caraibico, perché sembra che abbia un'area un po' più soft e un po' più delicata, che a me fa orrore. Mi fa orrore quella merdina di Grillo e mi fa orrore Maduro, ma non meno mi fa orrore il PD-no Serra quando mette sullo stesso piano i governanti italiani eletti democraticamente con Maduro, che ha fatto un mazzo così ai dissidenti. Fino a prova contraria, Salvini e Di Maio non hanno fatto nessun mazzo ai dissidenti, hanno vinto le elezioni, caro Serra. Questa è la differenza. 3 milioni di profughi, dissidenti in carcere, sostanzialmente questo è il madurismo, per fortuna che c'è qualcuno che se ne rende conto, in questo caso non certo del Movimento 5 Stelle. È fantastico oggi il Corriere della Sera, che in queste 3 pagine di Maduro non può fare a meno di fare un pezzo di taglio basso, e ve lo titolo: le neodestre, egemonia culturale su un continente. Ma stiamo parlando di un dittatore comunista e tu rompi le balle sull'egemonia culturale? Tra l'altro il pezzo è anche scritto bene, cioè non è di Rocco, non è una Rocco Cotronenata, ma è un pezzo, diciamo, fattuale. Ma il pezzo, io mi immagino il titolista, no? Un ex dell'Unità, uno di quelli che veniva dal Manifesto, di quelli che gli piace, no? Le neodestre, ma come parli? Le neodestre, ma tu sei un neo, punto. Uno che fa un titolo così. O anche è un perfetto figlio della signora Crespi, quella che quando Montanelli fu gambizzato, insomma, qualcuno dice che non brindò, anche se in un pezzo Montanelli lo scrisse, lo disse. Quello che è certo è che è quel milieu culturale della Milano di merda che godeva né con lo Stato né con le BR. Questo è il crespismo. E oggi che cosa fa? 10 righe sul Corriere della Sera. Oddio,
Dio, mi vergogno di essere italiana. Ma che te vergogni? Siamo noi che ci vergogniamo che la figlia di un grande impero industriale come quello di Crespi si sia ridotto in quella maniera. Noi ce ne vergogniamo. Noi italiani, noi borghesi, noi persone normali, noi persone che abbiamo pensato che questo paese dalle ceneri, grazie ai Rizzoli, grazie ai Del Vecchio, grazie Berlusconi, grazie ai primi Mondadori, grazie ai Pirelli, grazie ai Falck, questa è diventata la prima potenza industriale europea, industriale, e poi grazie ai loro figli è diventato quello che è, no? Il crespismo, l'Italia degli anni 70, l'Italia diciamo radical chic. Zuckerberg, a proposito di radical chic, scrive una letterina sulla Repubblica per i 15 anni della fondazione di Facebook. Ragazzi, dice proprio niente. Ciao Aldo, e dice praticamente niente, parla di dati, boh, insomma, è sempre, ecco, e diciamo che la Crespi sta a Facebook nella stessa identica maniera in cui il 68 sta alla comunità. Basta leggere The Circle e uno si rende conto di, poi quando leggi Zuckerberg, che voleva di, non lo so, non riesco a capire. Il Foglio fa un attacco fenomenale contro le Iene dicendo che palle, mo prima avete con Brizzi, poi con Stamina, poi con Vaccini, insomma il metodo che non piace al giornale di Ferrara. Ma l'ultima chicca ve la devo segnalare perché è sulla stampa di oggi, in realtà è su tanti giornali, ma il problema di Milano, degli studenti di Torino, scusatemi, è un Burger King. Burger King non è un pericoloso spacciatore di marijuana, che peraltro nessuno avrebbe contestato, non è un sexy shop, che peraltro nessuno avrebbe contestato, non è un, che posso dire, non è un luogo in cui ci si imbriaca, non è una discoteca di sfere e basta, no, Burger King è un posto in cui si comprano delle polpette, cioè degli hamburger a poco prezzo e super testati, in cui è difficile prendersi un batterio, o meno è più difficile là che in un mercatino, uno street food. Però cosa ha fatto Burger King? Burger King è di fronte all'Università di Torino, anzi in un palazzo dell'Università di Torino. Ma quel palazzo dell'Università di Torino, perché c'è Burger King al pian terreno? Perché quel palazzo dell'Università di Torino non aveva i soldi per farla da sola, l'ha fatta fare a un privato. Il privato ha detto: me la prendo io, ve la do fra 30 anni, fra 40 anni, come scrive la stampa, ma nel frattempo voi nel pagamento che mi dovete fare e datemi il pian terreno, cioè un project financing, e adesso ve l'ho messa un po' semplice. Quindi sostanzialmente con i soldi dei privati si sono fatti dei locali pubblici a beneficio della collettività. I privati ovviamente non è che li fanno per beneficenza, ma perché vogliono usarli. La prima parte è brava, la Zuppa King, e hanno preso una roba e ci hanno messo un negozio di Burger King. Ma chi se ne frega, ma di che stiamo parlando? Ieri manifestazione degli studenti di destra e di sinistra, i cazzoni ci sono sia a destra sia a sinistra, sia chiaro, anche perché se quelli li chiami di destra io sono, non so cosa sono, io sono liberale, ma quelli non sono di destra, ho già capito che destra sociale è quella roba lì, roba con cui io proprio non vado d'accordo. Ma il punto fondamentale è che questi studenti di destra e di sinistra sono stati alleati, perché c'è sempre uno più cazzone degli studenti, che sono i professori. Se i professori, se gli studenti sono dei cazzoni ideologizzati, figli di famiglie, figlie del 68, gli studenti, i professori sono peggio, sono Beppe Grillo, sono le merde, cioè perché vi leggo cosa hanno scritto. Allora, la scelta di fare quel Burger King lì è intollerabile, che va contro la nostra missione di educatori e non tiene conto del fatto che in questa zona ci sono molti minorenni. Cioè fare un Burger King e grazie al quale ci sono locali nuovi per l'università non pagati dai contribuenti, bene, fare quel locale va contro la missione degli educatori, che sono preoccupati che ci siano anche dei minorenni. Questi educatori dovrebbero essere licenziati. Ovviamente sono gli educatori che hanno fatto i grillini, sono i educatori della sinistra che hanno creato questa grande cultura che è un impasto di madurismo, di antiburgherismo e di antilibertà e antimeritocrazia. Ma io dico, ma si può scrivere nero su bianco che Burger King è pericoloso per i minorenni e sono i vostri educatori? Io, se fossi il padre di uno che ha un figlio che sta in quell'università,
Via! Ma mandalo piuttosto a studiare non nell'Università di Torino, ma mandalo ovunque, mandalo a Shanghai, mandalo a Marrakech. Ma come cazzo fa un educatore a dire che Burger King è contro i minorenni ed è contro la loro missione educativa? Ti può piacere o non piacere? Vuoi mangiarti il lardo di colonnata? Ti vuoi mangiare la schiscetta? Mangia quello che vuoi. Ma se uno ha quella testa lì, quella è la testa per cui faremo la prossima generazione di Grillozzi. Abbiamo perso, non difendo Burger King, difendo un principio. Cristina, buongiorno, io ho finito, ci vediamo più tardi sul sito nicolaporro.it per tanti altri approfondimenti. Ciao!